Cioè, vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra da calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole. Non hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Cari amici, cari soprattutto, cari amici e cari attrezzi, noi volevamo chiudere in una certa maniera il Bargigia che sta per chiudendo, vi piace questo gerundio alternativo, ma non diamo voti ad honorem, perché anche nell'ultima settimana qualcuno si è segnalato per la strettissima attualità. E quindi Paolo, un po' ad honorem, un po' sulla strettissima attualità, sulle circostanze che ci portano a parlare, e anche per l'ultima puntata di quest'anno abbiamo molto di cui dissertare. Ciao Paolo! Ciao e buona serata a tutti. Sì, volevamo stare sulle generali, invece l'ultima di campionato e gli ultimi giorni ci hanno dato degli elementi che sono il top veramente per il nostro bar, ma davvero. Ma davvero, lo diceva anche perché parleremo un po' di tutti, eh? Voi pensate che non ci sarà la Juventus? Ma c'è, voglio dire, ma che scherziamo, voglio dire, un nostro cavallo di battaglia, il nostro cavallo di Troia, scusate la parola cavallo. Allora Paolo, andiamo e cominciamo con le nostre considerazioni partendo dal ho visto cose. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Allora, prima di affrontare l'argomento, è Juric versus Ugolini e versus Caressa e versus il mondo dell'informazione pay TV nella circostanza, andiamo ad ascoltare quello che è successo dopo Napoli-Verona. Con Massimo Ugolini è stato testimone e protagonista di un piccolo dramma sportivo per il Napoli. Massimo. Sì, è stato l'arbitro della qualificazione in Champions, il suo Verona, un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile? Subito una grande cagata. Grazie, cioè, molto bisogna gentile. Bisogna portare rispetto, perché se non segui non puoi parlare così. No, cioè, io seguo. No, no, tu devi portare rispetto, perché no. Vai a vedere le prestazioni, come ha giocato la squadra. Se cioè, non si fa così. Domanda. No, non deve finire proprio niente, con lei non parlo, perché devi portare rispetto. No, no, a me mi sembra la mancanza di rispetto. No, no. Se mi fa finire la domanda, no, mi sembra il suo. No, non deve finire proprio niente. Sì. Miei confronti. No, no, sì, cioè, sì, no, le no. Dico. Lei manca rispetto, no? Juric, guardi, secondo me, mi permetto, ha interpretato. No, Fabio, non hai, scusa, non hai interpretato bene quello che voleva dire Massimo. Non è il caso di arrabbiarsi così. Ma se me lo fate comunque finire, io lo dico. Cioè, io dico, abbiamo visto un Verona con una carica diversa. Ma di nuovo, manca di rispetto. Ma non ti cioè, io me ne vado, manca di rispetto. Perché non ha visto le partite, la carica con cui ha giocato la squadra. Manca di rispetto. Manca allora di rispetto, la mette in un modo non giusto. Inaccettabile, l'abbiamo troncato, poi se ne va. Ma Paolo, ha mica detto, forse ho capito male, ha mancato di rispetto. Non l'ha mica detto, mi pare, no? Sì, assolutamente, ha detto anche mi dovete chiedere scusa. Certo. No, beh, diciamo questo, che secondo me lui dice in Italia succedono queste cose, ma forse solo in Italia o nei paesi un po' poco educati o a livello di cultura sportiva molto bassa, succede che un allenatore alla fine del campionato, dove dovrebbe essere bello sereno, salutare tutti, oltretutto dopo pochi giorni Juric ha chiuso il suo contratto col Verona, se ne va al Torino a prendere 2 milioni a stagione e non fa finire nemmeno la domanda ad un giornalista. Tra l'altro il paradosso è questo, che io quando rifletto e anche scrivo lamento sempre che da parte della nostra categoria c'è l'essere troppo zerbini, troppo scendiletto, troppo accondiscendenti con gli addetti ai lavori, no? E quindi ne risente l'essenza del giornalismo, cioè fare domande che la gente a casa vorrebbe sentire e poi per avere le risposte relative. Se addirittura la domanda viene interrotta a metà, ma io dico una cosa, io dico tu una hai anche cosa, scritto, anche scusa Paolo, no? Tu hai provato a ricostruire, sì. mandiamo sì. Il ecco, la rabbia di Juric con De Laurenti, l'amicizia con Capozzucca del Cagliari, sì. I rapporti con la Juve dietro la gara alla morte del Verona col Napoli, punto di domanda? Sì, perché chiaramente erano già arrivati dei segnali
e delle sorprese su questo atteggiamento del Verona, scusami, su questo, perché parlo di Capozzucca, che è il direttore sportivo del Cagliari, perché delle accuse in quel senso gli erano state fatte da Maldini dopo il pareggio a San Siro e la gara alla morte del Cagliari. Noi vogliamo che le squadre giochino tutte alla morte, perché la cultura sportiva è questa, però diciamo che in quell'insider che ho raccontato spiego dei grandi rapporti tra Capozzucca e Juric che risalgono ai tempi del Genoa, quando Juric era vice e poi allenatore, vice di Gasperini e poi allenatore. Il fatto che a Cagliari volessero portare Juric e ha prevalso il Torino, e praticamente che qualcuno ha ipotizzato che la Juventus, che stava facendo di tutto, no? Abbiamo visto anche l'ingresso in campo a metà del primo tempo nella gara con l'Udinese per evitare di star fuori dalla Champions, a livello amichevole una chiamata a Capozzucca prima nella partita del Cagliari col Milan e poi per l'amicizia con Juric potesse averla fatta, come dire, oh, mi raccomando, impegnatevi, no? Ma poi, voglio dire, la reazione di Juric è la classica reazione di uno che ha la coscienza sporca, perché non ti ha ancora chiesto niente. Eccessiva. Secondo me è assolutamente eccessiva. È assolutamente eccessiva. Sì. Ho visto domande peggiori, ho visto illazioni assolutamente più circostanziate, più profonde. Si è acceso come un cerino immediatamente. Esatto, ma poi la domanda era un Verona diverso rispetto a quello visto nelle ultime settimane, ma lì ecco i numeri alla mano. Che tra l'altro è vero, obiettivamente è verissimo. Sì, i numeri alla mano nelle ultime 13 partite del Verona dicono 8 sconfitte, 4 pari e una vittoria sola con il Cagliari, capito? Cioè, quindi è chiaro che secondo me Juric, oltre ad essere a mio avviso un gran maleducato e un po' caffone, perché lo raccontano anche gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di lavorare con lui, in questo caso avesse un po' di coscienza sporca, perché sennò come si spiega una reazione del genere? Guarda, io ti dico, poi, al di là di quest'ultimo passaggio che appunto stiamo ricostruendo, non lo sappiamo né tu né io nel dettaglio, però non si risponde così, soprattutto quando hai fatto una bella impresa, te ne stai per andare, sei a fine campionato, un altro anno fatto bene, perché devi reagire in quella maniera, obiettivamente? Sì, non ha molto senso. Ti posso dire a chiusa di questo discorso, non so se tu sei d'accordo o chi ci ascolta, secondo me la colpa è anche della nostra categoria, perché negli ultimi anni abbiamo sempre evitato di fare domande scomode agli addetti ai lavori, ma tendiamo sempre a fare gli amici degli amici per non disturbare i manovratori, ma ricordiamo sempre che per quanto siano domande scomode, parliamo di sport, parliamo di calcio, ma allora i cronisti che fanno la nera, la giudiziaria, che vanno a intervistare i parenti o i genitori che hanno perso il figlio, che gli hanno ammazzato dei familiari in cose di mafia o di malavita, di cosa stiamo parlando? Esatto. E poi sai Paolo, sono sempre domande che la gente da casa vorrebbe fare, fosse al posto nostro vorrebbe fare, perché ce lo scrivono, ci dicono, ce lo dicono spesso e volentieri, e quindi noi in un certo senso dobbiamo sostituirci a chi non le può fare, perché il tifoso, che è quello che paga e manda avanti tutto, vorrebbe avere delle risposte. E la domanda che ha fatto il collega di Sky, a mio avviso, poi chiudiamo, andiamo avanti, se no siamo in ritardo, era assolutamente pertinente e legittima per quello che abbiamo visto in campo. Andiamo oltre, ma non ci spostiamo tanto, perché parliamo sempre di Napoli. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. Da uomo a uomo, l'uomo in questione è un tuo vecchio amico, una tua vecchia fiamma. Aurelio De Laurentiis. Sì, Aurelio De Laurentiis, che mi attaccò nel 2016 quando io a Studio Sport, nel marzo del 2016, diedi la notizia che Higuain non avrebbe rinnovato col Napoli e sarebbe andato via a fine stagione. Ma aveva fatto anche un comunicato contro dicendo che io scrivevo sotto dettatura dei poteri forti, poi quali, boh, tu li conosci. Cioè, a parte che i poteri forti li lascerei per questioni di Stato un po' più importanti. Io amo i sapori forti, se ti può interessare. Amo i sapori forti, se ti può interessare, come anch'io, digressione. Anch'io, a me interessa, anch'io. No, praticamente, insomma, non è stato... È stato caffone De Laurentiis. È stato caffone, non è stato uomo nell'accezione più aulica, e ha ribadito qual è il suo stile, che è un po' uno stile alla Juric. Eccolo qua il tweet.
non era passato un'ora dalla fine della partita. Carolino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te, ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successo ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Sa tanto di prese in giro, no? Anche perché secondo me tu aspetti, fai decantare le cose e il giorno dopo fai un comunicato, hai capito? E infatti ci sono anche, vedi, l'inelegante addio a Gattuso, congedato con un tweet. Vabbè, ma come fai? No, ma soprattutto, voglio dire, a caldissimo, no? 11:28, 23:28. Sì, era appena finita la partita, è mancanza di rispetto per un uomo che praticamente tu hai messo in croce per due mesi, quando non venivano i risultati, che cercavi altro allenatore, l'hai fatto attaccare dalla stampa amica, dal fuoco amico, ha avuto dei problemi alla vista, dei problemi di salute, quando si è rimesso in piedi, ha trovato i giocatori, praticamente è arrivato a giocarsi la Champions, era settimo in quella partita proprio col Verona, l'ultima di andata dove il Napoli perse e De Laurentiis andò su tutte le furie, e quindi capisci che è stato veramente inelegante ed era giusto metterlo dentro come analisi. Ma su De Laurentiis ci sono dei racconti così, anche delle sue esternazioni verso, io ne ho anche scritto nelle riunioni informali di Lega, dove ovviamente non è presente il presidente della Federcalcio, degli insulti e delle prese in giro nei confronti di Gravina poco eleganti, ecco, quindi ci stava proprio come il calcio sui maccheroni metterlo nell'uomo a uomo. Poi Gattuso invece è stato un signore, perché nonostante tutto Gattuso nei giorni successivi ha scritto una lettera, diciamo, sui suoi profili social e ha ringraziato tutti quanti. Si è congedato da grandissimo signore, sì. Ma adesso chiudiamo l'argomento perché siamo assolutamente in grande ritardo, Paolo. Quando scappò in motorino, quando si sono stati sorteggiati i calendari, opala, scappato in motorino dicendo cose che non vogliamo ripetere, dai, inseguito da Cellino, vabbè, dai, fermiamoci, fermiamoci lì. Andiamo oltre, perché un'altra vecchia fiamma di Paolo che ritorna. Andiamo bene, proprio bene. Allora, vi do il titolo e il catenaccio, ciclo dell'Inter. Catenaccio, finito. E Conte che lascia dopo lo scudetto e rovina la festa agli interisti, no? Mettendo i tifosi contro la società, e addirittura oggi fa sorridere un'intervista di Skriniar dove lui dice: io ho saputo dalla stampa che Conte se ne andava. Si è consumato un po' uno psicodramma, no, sull'Inter, è pazza Inter, amala. Eh sì. Perché poi alla fine è sempre quello il senso, no? Cioè vincono uno scudetto, non lo vincevano dalla stagione 2010-2011 e succede il patatrac. Poi ci sono l'addio di Conte ha scatenato, ecco, giustamente la buona uscita da 7 milioni. Se posso dire, le società di calcio continuano ad avere l'anello al naso, perché secondo me continuano a piangere miseria. E dopo, scusa, ma se tu hai un contratto a 12 milioni all'anno e mi vieni a dire io voglio andare via, e io ti dico va bene, vai via, ma perché ti devo pagare? Ma soprattutto succede solo nel mondo del calcio. È una cosa incredibile. È una follia. Cioè, veramente... Cioè, tu, io ho il contratto, vado via, e io ti dico, pensaci bene, ci hai pensato, sì, vado via. Oh, mi dispiace, ciao. E io risparmio 12 milioni, ma perché te ne devo dare 7? Perché te ne devo dare? Poi è chiaro, no, che Conte va via perché lui sostiene, voglio dire, non nell'ufficiale, dire ma io ho firmato e i programmi erano diversi, non mi hanno detto che avrebbero smontato il giocattolo, che non avrebbero pagato, però voglio dire, non è che facciamo anche la morale e in più ti fai pagare, mi fermo se siamo lunghi. No, volevo stare con un tweet che ho visto passare, eccolo qua, grazie di Duddo Antonio, che era bellissimo, voglio dire, certo. questo era bellissimo, voglio dire, trovato ci anche sta, questo, e poi soprattutto, vista la situazione dell'Inter, ci torniamo dopo, se la vendo al comproro, magari un altro anno di Conte lo riesco a pagare, se lo domandava prima dell'addio ufficiale, poi non c'è stato bisogno di andare a sondare il mercato sotterraneo del comproro, non c'è stato bisogno, per Zhang, scherziamo ovviamente, mollo, andiamo a nord-est, est-nord-est. Mollo, cosa dite? Mollo che? Ragazzi, qui stiamo
a metà fra la cronaca e il premio, il tapiro d'oro ad honorem, per capirci. Parliamo dell'Udinese. E perché il mollo mollo ad honorem? Perché nessuno nel finale di stagione ha sbracato, purtroppo, come ha fatto l'Udinese. E a cosa ci facciamo riferimento? Il Crotone che ferma Benevento, poi ferma la Fiorentina, lo Spezia che fa sudare 9 camicie alla Roma per andare a ottenere il punto che la manda in Europa, nell'Europa più piccina, ma tanto ce la manda. Il Napoli fermato dal Verona, insomma, tutti hanno giocato. Cagliari-Genoa è stata una bellissima partita fra due squadre che non aveva più niente da dire. E quindi, Paolo? Ma, e quindi praticamente i numeri depongono in sfavore dell'Udinese e del suo allenatore. L'Udinese è arrivata a 14esima, poteva arrivare decima, come aveva chiesto Patron Pozzo. È arrivata solo a 7 punti dalla Serie B e a 3 punti più dalla quart'ultima, tanto per capirci. Ma i numeri, io ti sostengo con i numeri quello che dicevi. Dalla 28esima giornata l'Udinese in 11 gare ha perso 8 volte, ne ha vinte 2 e ne ha pareggiata 1. Praticamente, se tu guardi il grafico dell'Udinese, praticamente il grafico di stagione dell'Udinese, il finale di stagione sembra, ti ricordi tu che segui la finanza, i grafici dei titoli tecnologici nel 2000 dopo il boom? Sì, sì, ecco, lo sboom. Praticamente, lo sboom. È lo sboom, c'è stato il boom e lo sboom. E questa cosa con quel po' di giocatore di rosa è abbastanza inspiegabile sostanzialmente, anche se vuoi il computo dei gol fatti e dei gol subiti, perché i gol fatti sono 42 e i subiti sono 58, sono pochi quelli fatti, ma alla fine sono diventati anche tantini quelli subiti per un allenatore che basava il suo gioco sulla solidità e ti difensiva. Sei salvato con la fase difensiva, certamente, con qualche acuto dei tenori più brillanti, uno su tutti, Rodrigo De Paul, però se tu vai a vedere quanti gol hai preso, non sono assolutamente pochi per una squadra che ha giocato soprattutto con il 5-3-2 più con il 3-5-2, quindi da esatto. Anche in partite dove avrebbe potuto invece giocare in modo spregiudicato e soprattutto 30 metri di campo più avanti. Nel ritorno, 9 sconfitte, 4 pareggi e soltanto 6 vittorie. E però nelle sconfitte ci sono anche il Cagliari e il Torino a Udine, quindi sono cose che gridano abbastanza vendetta, secondo me. Ma Paolo, anche nell'andata tu hai perso in casa con lo Spezia, hai perso in casa con il Benevento, hai pareggiato con il Crotone, hai vinto con il Genoa con il gol annullato a Scamacca per un fuorigioco millimetrico da VAR, c'era ma è da VAR, quindi anche lì se no avresti certo vissuto un campionato ulteriormente preoccupante. Hai fatto delle belle prestazioni, indubbiamente, però sempre sospeso a metà strada fra inferno e paradiso. Per una squadra con una rosa come quella che aveva allestito quest'anno l'Udinese, obiettivamente 40 punti sono il minimo sindacale, da 6 meno. Siamo quasi in chiusura, non abbiamo tantissimo tempo, amici, però abbiamo un po' di notizie spicciole sul mercato scoppiettante. Ma Simone Inzaghi che va all'Inter, Paolo? Beh, è un po' una figuraccia, una sconfitta di Lotito ed è una sorpresa, perché in verità l'Inter aveva pensato prima Mihajlovic, ecco questa è la valutazione che ho fatto io questa mattina sul mio blog, gli errori di Lotito, perché ha aspettato 16 mesi a fare il contratto a Inzaghi. Nel momento in cui lo vede, stanno 7 ore insieme, lo perde. L'Inter secondo me ha fatto una scelta di buon senso, perché Inzaghi fa il 3-5-2 come Conte, E a mio avviso c'era bisogno anche di un allenatore tranquillo di carattere dopo, diciamo, le tensioni di questi 2 anni. Quindi secondo me è una buona scelta. Io non so quanto sia buona quella di Inzaghi, perché comunque va a mettersi nelle mani di una società che in pratica è ostaggio di un fondo, il fondo americano, che l'ha prestato dei soldi. Quindi tutto può succedere, però giusto parlarne. Adesso il mercato ci sta facendo capire, ovviamente, Lotito come reagisce e quale allenatore prende. I nomi che stanno circolando, uno è quello di Italiano che è in corsa per il Sassuolo, ma attenzione, perché
A Sassuolo potrebbe andare Pirlo. Sì. La Juve sta spingendo anche verso questa soluzione perché aiuterebbe a pagare parte dello stipendio e risparmierebbe. Sì. Tra l'altro c'è un meme che racchiude la politica di Lotito e la politica, eccolo qua, è la politica dell'Inter. Mi spiace, Presidente, per 6 euro al mese sono di quelle offerte irrinunciabili. Ma Paolo, attenzione, sì, perché la classifica così com'è, tipo 4 ristoranti, potrebbe subire, ecco qua, Zeferin nella versione Alessandro Borghese. Manca ancora il voto di Zeferin, che può confermare o ribaltare il risultato. Ci riferiamo ovviamente all'inchiesta sulla Superlega, ma sarà una tempesta in un bicchiere d'acqua. Sulla classifica italiana penso proprio di sì, l'intenzione potrebbe essere una potenziale esclusione dalle coppe, ma io non penso, poi i club hanno risposto, la Juve ha risposto, dice che sono principi che violano, i principi, in violazione dei principi fondanti dell'Unione Europea, no? Sì, quindi secondo me finirà in nulla. Quindi sai, ricerca dell'allenatore della Lazio, ti dicevo, italiano, la suggestione Mihajlovic, Stankovic, oppure qualcuno dice anche Gotti. A Udine i segnali sono abbastanza consistenti su Zanetti, che ha appena conquistato la Serie A col Venezia, e invece un po' a sorpresa alla Sampdoria dovrebbe andare Giampaolo, dopo 2 delusioni cocenti, Milan e Torino, e a Napoli stiamo aspettando l'annuncio di Spalletti. Poi forse dovrebbe calmarsi il mercato degli allenatori, e comunque ricordati che veniamo da una settimana pazzesca per il calcio, perché praticamente domenica hai fatto la volata Champions, lunedì c'è stato l'addio di Donnarumma, no? Sì. Il Milan ha salutato Donnarumma, martedì Gattuso alla Fiorentina e l'inchiesta dell'UEFA, mercoledì l'addio di Conte e poi Paratici, ieri Inzaghi, Allegri, insomma non ci siamo fatti mancare niente. Cioè, a proposito però, Paolo, una cosa non l'hai detta e ci siamo noi apposta, un altro addio alla Juve, no? Perché ecco, infatti c'è il meme, no? Secondo alcune indiscrezioni, oltre a Buffon, anche Calvarese lascerà la Juve a fine stagione. No, vabbè, ovviamente si scherza, perché io l'ho visto arbitrare parecchie volte e sulla buona fede di quest'uomo metto non una mano, due. Non è stato un anno buono per quest'arbitro, assolutamente no. Però, a mio avviso, non è tra i peggiori arbitri italiani, anzi. No, non è stato un buon anno in generale per il livello degli arbitri, secondo me. Perché si è avuta quasi l'impressione che inconsciamente la VAR li abbia spersonalizzati, un po' impigriti, esatto, e messi fuori sync, ritardandone l'attenzione sulla partita, no? Come dire, ma tanto si può rimediare. Questa è una cosa da valutare, secondo me. È vero, cioè, può essere. Mettiamo la VAR l'anno prossimo in studio anche da noi, a Studio Stadio, caro Paolo. Che poi ne vedremo delle belle, così abbiamo il modo di andare a vedere dove arriva uno, dove arriva l'altro. Paolo, grazie. Io ti ringrazio infinitamente per il cambio di marcia, di ritmo e di visibilità che hai dato alle nostre rubriche. E non esagero sul discorso emittente, ragiono su quello che abbiamo fatto insieme. A me è piaciuto molto, sono anni che faccio questo lavoro, mi è piaciuto molto. Grazie. E io anche mi sono anche divertito. E quindi secondo me questa combinazione, a mio avviso, siamo anche piaciuti a chi ci ha seguiti. Ecco, tu hai parlato di numeri, ma quando ti diverti e ti trovi bene, secondo me esce un buon prodotto. E io sono molto contento per questa opportunità che mi avete dato e che mi ha dato Udinese TV. E ovviamente speriamo di rivederci facendo ancora delle belle cose. Assolutamente sì. Arrivederci, non addio. Paolo, grazie e a presto. Grazie, io sarò domenica sera nella trasmissione con Pezzella. Sì, l'ultima puntata di Studio Stadio Commenti, Francesco Pezzella e tutti i suoi ospiti. Esatto. Paolo, ciao. Hasta luego. Buona ciao, settimana. Grazie a tutti. Un bacione, alla prossima. Ciao. Grazie di tutto. Prevedo per una squadra da calcio. Andiamo bene, proprio bene. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole. Non ci hai capito niente? Te lo ricordo.
rifaccio se vuoi.